Allora, oggi parlerò di Fastify Autoroutes, che è un plugin per Fastify che ho scritto io e colgo anche l'occasione per, come dire, sponsorizzarlo un po'. Io sono Giovanni Cardamone, mi occupo di programmazione da molto tempo, ma ultimamente lavoro soprattutto in JavaScript e TypeScript e lavoro per SurSense, che è un'azienda molto, molto ben formata, con un sacco di persone in gamba e che si occupano principalmente di soluzioni software per aziende. Allora, parleremo di un po' che cos'è, che cosa fa, come si installa e come si utilizza Fastify Autoroutes. Questo è il banner che trovate anche sulla pagina GitHub e cominciamo. Allora, come ho già detto, Fastify è un plugin. Fastify Autoroutes è un plugin di Fastify che è un web framework per Node.js. Lo scopo di questo plugin è quello di migliorare la gestione delle rotte, soprattutto se sono molto grosse, e individuarle più facilmente. Perché ho scritto questo plugin? Beh, i motivi sono vari, ma soprattutto perché volevo una migliore, visione di quelle che sono le rotte del mio progetto, per renderle indipendente e soprattutto perché non ho trovato un modo migliore di farlo. Allora, come si installa? Si installa con NPM, che è il package manager per JavaScript de facto, oppure è possibile clonare il repository e installarlo localmente. Questa, vabbè, è la pagina di npm.js, non ha, diciamo, tantissimi download al momento, non ha tantissime cose, ma perché non l'ho, diciamo, molto pubblicizzata, però è abbastanza stabile e la utilizzo già per qualche progetto in produzione. Bene, come si inizia ad utilizzare Fastify Autoroutes? Beh, prima di tutto si importa Fastify, si crea un'istanza e dopodiché si registra il plugin. Questo è un esempio con le versioni precedenti di JavaScript, invece questo è un esempio con le nuove versioni di JavaScript. Come si presenta invece un file system che utilizza Fastify Autoroutes? In questo esempio sulla destra ho voluto riprodurre, ad esempio, l'esempio, vabbè, minimale delle API di GitHub, e all'interno della mia cartella routes avrò, diciamo, un file system del genere e il plugin si occuperà di caricare tutte le rotte per me. Allora, è possibile abilitare il logging durante l'inizializzazione. Questo mi farà vedere, diciamo, le rotte che vengono caricate all'interno della mia istanza Fastify, diciamo, della mia macchina Node, oppure mi presenterà un errore qualora durante il caricamento di una di queste rotte, ci dovesse essere qualche problema, che sia, vabbè, un problema qualsiasi, come ad esempio qua ho falsificato un errore scrivendo ciao, sono un errore. Allora, andiamo ad analizzare nel dettaglio come si crea una routes con Fastify Autoroutes. Allora, ognuno dei miei moduli che si trovano nelle routes deve avere, diciamo, un aspetto del genere. Deve esportare di default una funzione che accetta un solo argomento. Questo argomento è l'istanza di Fastify e deve restituire un dizionario, un oggetto JavaScript, dove praticamente sono mappati i metodi con l'handler diciamo, della gestione della chiamata HTTP. I metodi supportati, vabbè, sono i classici di REST, quindi questi. E parlo un po' dei pro e dei contro di utilizzare, diciamo, questo approccio. I pro sono che, diciamo, ho una maggior visibilità delle rotte. Non ho bisogno di definire, diciamo, le rotte nel sorgente, diciamo, un po' come si fa con Express, dove c'hai file chilometrici di questa rotta, quest'altra rotta, quest'altra rotta, ed in più un file identifica una risorsa univocamente, vale a dire che non è possibile avere una discordanza tra dove si trova il file e dove viene matchato sull'URL. Di contro c'è che, vabbè, ovviamente il numero dei file aumenta al crescere delle rotte. Non è possibile utilizzare le regex perché non si può scrivere una regex nel nome di un file e alcuni caratteri non possono essere utilizzati, dipende dal file system in questione che state usando sulla macchina. Ci sono due cose particolari da tenere a mente, che è possibile escludere dei moduli,
dall'istradamento, se il nome comincia con punto o con underscore, oppure se sono dei moduli di test, ovvero che finisco con punto test.js o punto test.ts. Così come ad esempio per index.html è possibile definire il file index che serve a fare le rotte trailing slashes. Faccio un esempio, questo è un file che si trova in root e si chiama hello.js e mappa la chiamata slash hello, mentre questo è un file che si trova nella cartella root hello e si chiama index.js e mappa la chiamata hello slash. È possibile definire i parametri nelle routes, se no diciamo, non possiamo scrivere qualsiasi cartella per matcharle tutte, e si fa definendo il nome del file, il nome del parametro nel nome del file o della directory, diciamo all'interno di parentesi graffe. È possibile matchare anche una sola parte, diciamo, del sottoparametro, come ad esempio qua c'è tutto il parametro, qua invece c'è prefix param. Un esempio classico che mi viene ad esempio per gli hashtag potrebbe essere cancelletto nome dell'hash oppure chiocciola per il nome utente e così via. Quando andiamo a matchare queste rotte, otterremo nella richiesta le rotte matchate, come in esempio qua ho ottenuto la chiamata this is a param, che sarebbe il parametro URL, la risposta this is a param, e così via per quella con il prefisso. Qua ho aggiunto il prefisso manualmente perché la parte che non si trova tra le parentesi graffe viene esclusa. È possibile avere più parametri URL, questo come? Semplicemente nel mio file system avrò più parti che hanno un nome che comprende la parentesi graffa aperta e chiusa, e li otterrò all'interno della richiesta con lo stesso nome che si chiama sul file system. Questo è un esempio del file system, c'è la cartella routes user, la cartella user id con le parentesi graffe, la cartella comments e il file parentesi graffe comments id.js. Facendo una chiamata che rispetta questo path otterrò come comment 32, perché è il commento numero 32, e l'utente fu, perché matcha quest'altro parametro. È possibile usare il mio plugin anche con TypeScript e porta abbastanza vantaggi. L'unica cosa è bisogna definire nel file tsconfig.json questa variabile strict function types a false, che serve per sovrascrivere il tipo delle, diciamo, delle varie richieste, perché di default sono definite come unknown. Facciamo un esempio di una rotta utilizzando TypeScript. Vabbè, ci sono le varie, diciamo, i vari import che riguardano il framework Fastify, e poi c'è l'import di questo tipo resource dal modulo Fastify OutRoutes. Descriviamo la nostra richiesta con un'interfaccia, è il modo classico, ma si possono usare tipi o anche altre combinazioni. Dopodiché, nel nostro modulo esportante che definisce la rotta, la tipizziamo come risorsa e, vabbè, ci sarà il controllo anche da parte di TypeScript, ed è possibile, utilizzare la rotta in questo modo. In questo caso ho fatto un esempio di richiesta vuota, ma è possibile anche definire, ad esempio, una richiesta di base che c'è il parametro, una get che non prende niente, ad esempio una richiesta post che si aspetta un body che è di tipo crea utente. Se noi qua nella nostra logica app abbiamo un utente, ad esempio ho fatto l'esempio che durante la creazione l'utente non ha i post assegnati perché lo stiamo creando. Questo è molto comodo perché avremo anche l'IntelliSense che ci può aiutare a vedere quali sono i parametri, a vedere com'è il tipo del nostro body e così via. Se vogliamo utilizzare le funzionalità di Swagger per avere i controlli sullo schema che ci viene passato e sullo schema che rispondiamo, il nostro aiuto ci viene il tipo strict resource, che controlla che noi scriviamo il JSON schema in maniera corretta, in maniera opportuna, quindi non potremmo, diciamo, fare errori troppo grossolani durante la creazione per la validazione del nostro schema, che ovviamente dovrà matchare l'interfaccia che noi utilizziamo.
Questo è l'esempio, vabbè, di una richiesta che prende solamente un parametro e poi ci dice ciao, nome del parametro. Esempio, abbiamo l'esempio qua. Chiamiamo il nostro server passando come parametro hello ts param e avremo la risposta hello, hello ts param. Bene, facciamo alcune considerazioni utilizzando il tipo vecchio come il tipo nuovo. Nel tipo vecchio avremo una serie di, diciamo, funzioni chiamate nel nostro sorgente che invocano Fastify con il vario, con, diciamo, i vari verbi HTTP, GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, dove ogni volta dobbiamo passare l'URL di base e vabbè, poi la funzione che lo gestisce. Mentre nel nuovo modo con Fastify Autoroutes semplicemente noi avremo il nostro file e l'esportazione della gestione della rotta. Beh, questo è tutto. Potete trovare il sorgente, lasciare una stella se vi piace, se lo volete utilizzare, a questo repo su GitHub. Fine. Allora, ovviamente il bello della diretta è che la webcam smette di funzionare tra quando ti serve e quando non ti serve. Ce l'abbiamo fatta. Grazie Giovanni. Allora, soprattutto sulla stellina, già Gennaro ha scritto molto interessante, lo proverà sicuramente. Intanto la stellina su GitHub è arrivata. Quindi già c'hai il primo follower. Vediamo se qualche altra domanda arriva sull'argomento. Ovviamente, essendo un pacchetto nuovo, sicuramente ci stanno un po' di... saranno curiosando tra codice, documentazione, readme, test. Sì, su GitHub c'è presente la documentazione, la wiki e anche la cartella con gli esempi, quindi diciamo ci sta documentazione per se volete anche solo provarlo. Bene, bene, bene. Molto, molto interessante. Come è andata il pacchetto? Come ti è venuto l'idea di mettere su questo? Avevo un progetto che aveva un numero molto grande di routes e a volte capitava che dovevo cambiare l'URL oppure non riuscivo a trovare una rotta. Ho detto facciamo un pacchetto che fa il lavoro al posto mio. Mi sembra giusto. I file e basta. Mi sembra giusto. Arriva qualche domanda. Nel frattempo hai la possibilità di gestire una rotta index insieme a param.js? Allora, diciamo che i file che si chiamano index non è possibile usare come nome finale index. Cioè, così come se tu hai index.html, vieni mappato sul file principale, è analogo a, diciamo, il comportamento è analogo a questo funzionamento normale. Il server web, quando vede index, lo prende come trailing slash root. Puoi gestirli tutti e due, se la domanda era quella. Sì, posso avere un file, ad esempio, user.js, una cartella users slash index.js, sì. E ovviamente vengono mappati da due file diversi. Ho capito. Qui c'è un'altra domanda sul canale diretta dello Slack, che invito sempre a fare un join per rimanere sintonizzati su tutto il resto del mese. Ti sei ispirato alla gestione delle routes di Next.js? Non lo conosco in realtà, non l'ho mai utilizzato. Ok, quello lo intrometto anche perché lo sto utilizzando io ultimamente. Hanno un sistema di creazione delle rotte basato sui file per fare server side rendering e con la 9 e la 10 hanno introdotto questo sistema per cui hai sia il nome del file semplice per nome della path para 1-1. Sia la possibilità di utilizzare delle quadre per segnalare dei segnaposti e poi delle quadre con tre puntini tipo con l'expand degli array per segnalare molti parametri. Comunque, utilizzano dei pattern di questo tipo per poter generare le rotte sul sistema. Quindi può essere magari poi uno spunto per... Lo guarderò sicuramente per una futura versione, sì. Nel frattempo arriva qualche altra domanda. Qualcosa.
Sto vedo che stanno scrivendo su diretta, gli diamo qualche secondo ancora. Ok, no, confermavano anche questa cosa sul next. Allora, in realtà il mio plugin, l'unica cosa che fa è scannerizzare le directory e caricarle utilizzando, diciamo, Fastify classico. Quello che fa è solamente farti evitare di scrivere, diciamo, certo. Fastify get, Fastify, importa il modulo per te e lo mappa su dove si trova sul file system. Quindi è esattamente Fastify. Chiaro. E questa è lui, più che altro può essere utile qualche pattern appunto di matching dei file, qualcosa tipo. E Stefano Frasca ti chiede: hai notato rallentamente nel serving delle rotte tra il funzionamento di Fastify rispetto all'uso del plugin? Okay. No, era la domanda a cui ho risposto adesso. No, okay. Semplicemente caricando. Vai, sì, esatto. Ok. Qua che cercano di tenere sotto controllo tutti e due. Vabbè, se arriveranno qualche domanda le la passiamo, però adesso vediamo anche la parte di networking. Grazie Giovanni, grazie a per te, il volto, un piacere.